Chuck. Summertime, when the living is easy, fish are jumping, e io metto i profumi di nicchia. Che bomba è sto profumo? Pazzesco! Ciao, io sono Daniele, sono un baritono appassionatissimo di profumi. Questo è Naso Dani, il mio canale nel quale parlo esclusivamente di profumi di nicchia. Bentornati a tutti, oggi faccio la mia prima top 10, che non sarà una top 10 perché sarà una top 5. Già per creare una top 5 mi sono dovuto scervellare tantissimo, essendo che sono molto precisino nel modo di fare. Già per me mettere in fila 5 profumi uno dietro l'altro e dover decidere ciò che è meglio di uno e dell'altro, veramente è stata un'impresa per me. Sono 5 profumi agrumati per l'estate, essendo che sì, io posso dire quelli che piacciono a me e sono quelli che vi andrò a dire in classifica, però non l'ho fatto solo con la presunzione di dire quello che piace a me piacerà anche a voi, bensì ho voluto creare una classifica che rispecchiasse soprattutto un modus operandi ben preciso, considerandone 3 fattori principali. Il primo, l'eleganza. Il secondo, l'unicità del profumo, e il terzo fattore, il lustro, se così vogliamo dire. Lustro è un termine che è più affine a ciò che è il gioiello, il mondo del lusso e dei gioielli. Però secondo me in alcune classi di profumi, specie se si parla di profumi di nicchia, il lustro di un profumo, il suo essere elegantemente senza tempo, quasi statuario, secondo me è un fattore da tenere sempre molto in considerazione quando si parla di questi tipi di profumi. E perciò partiamo subito con la classifica. Iniziamo al quinto posto. Al quinto posto c'è Businessman di Simone Andreoli. Questo profumo non ce l'ho, ho il campioncino appunto, perché sì, l'ho ritenuto molto molto particolare e soprattutto essendo molto agrumato come tipo di fragranza, andava secondo me a dare il via. Ha senso metterlo al quinto posto per me perché è un profumo particolarissimo. Secondo me però non brilla proprio di lustro, cioè, ma volutamente poi, anche leggendo ciò che lui racconta, appunto Businessman, lui parla dell'uomo che lavora, il businessman, che dalla città, da Londra, si trasferisce nelle campagne e in questo profumo dovrebbero essere racchiusi anche i prati inglesi sostanzialmente, una nota di erba, una nota erbosa di prato inglese. L'estate, sì, noi ce la immaginiamo come una vacanza, come spensieratezza, come libertà assoluta. In realtà comunque c'è gente che lavora l'estate, perciò iniziamo a parlare di lavoro, di businessman, non dimenticandoci mai che comunque anche quando tutti stanno in vacanza ci sono tante altre persone magari che lavorano, e perciò questo secondo me è un profumo adatto proprio al businessman d'estate. E vado subito ad annusarlo per voi. È pazzesco. Agrumatissimo. Esce fuori tanto 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 la nota di pompelmo all'inizio, e subito subentra poi la nota di erba, di prato, di erboso proprio. Ed è un profumo particolare perché ci sono queste due note molto contrastanti tra loro, il pompelmo e l'erba verde, che creano una sorta di contrasto e spiazzano un po', però è molto piacevole, veramente da annusare, e lo immagino, sì, come comunque un profumo da poter indossare sempre d'estate, mattina, sera. Non vedo un orario ben preciso, non è un profumo da giorno, da sera, è un profumo per
tutta l'estate. Perciò ecco anche un lato positivo di questa classifica è che probabilmente nei numeri più bassi voi troverete i profumi che sono più facilmente indossabili. Perciò ad esempio io probabilmente i 5 profumi di cui vado a parlarvi in questa classifica li metterei tutti, cioè, e mi viene anche difficile fare una classifica. Però ci tengo invece a tirar fuori per voi ciò che è, secondo me, il profumo elegante per l'estate, il profumo unico per l'estate, il profumo che ha un lustro per l'estate. Alla posizione numero 4, e alla posizione numero 4 troviamo, un attimo che lo vado a prendere, sempre Simone Andreoli. Adoro follemente, tant'è che la mia prima recensione su questo canale, che è un canale appunto di passione per me, io sapete come mestiere, appunto faccio un altro mestiere, mi occupo di teatro e di arte lirica. Il primo video che ho fatto è stato proprio Samplosion, perché a me mi ha proprio svasato quel profumo, e userò pure quello, è un profumo estivo, solo che non è agrumato. Qua noi stiamo parlando di profumi agrumati per l'estate e si sta decidendo, si sta capendo qual è il profumo più alto in termini di eleganza. Malibu va al quarto posto, voi direte Madonna Santa, se Malibu è al quarto posto, che Malibu è un classico, lo conoscete tutti credo, e chi non lo conosce secondo me deve assolutamente averlo, perché questo è un profumo da avere, perché è una droga sto profumo, ragazzi. È una roba pazzesca. Chi lo conosce lo sa, e chi lo conosce non lo evita. Con la pubblicità, no? Chi lo conosce lo compra. È pazzesco perché è un cocktail. È un mojito. Immaginatevi il mojito più buono che avete bevuto nella vostra vita. Eccolo, è qui. Ce l'avete qua in boccia. Ed è per questo che è, secondo me, al quarto posto, perché è di una mettibilità estrema, però non è il massimo dell'eleganza. È un profumo da portare nell'estate, quando dovete fare un viaggio, dovete andare a Ibiza, dovete andare a Mykonos, dovete andare a Los Angeles, dove volete voi, a Malibu. Anche questo, probabilmente non ha orario, anche questo, secondo me. È un profumo che vale sempre d'estate. Oltretutto, dopo un po', subentra la nota dell'acqua di cocco, che dona una morbidezza, una piacevolezza. Ogni volta che indosso questo profumo, veramente mi sento al mare. È una cosa veramente piacevolissima. Quarto posto perché sì, le note, vabbè, non sto ad elencarvele, anche se farò presto una recensione solo su di lui, perché la merita assolutamente. Alla posizione numero 3 c'è una sorpresa che presto entrerà nei miei acquisti sicuramente, ed è Sundazed di Byredo credo che sia, comunque che si legga. Un trionfo di agrumi, e qui si sente la differenza, cioè rispetto ad esempio a Businessman, che malgrado sia concepito per il businessman, quindi per una persona che teoricamente veste elegante, e Malibu, quindi ispirato alla vita da spiaggia, qui c'è un salto, si sente proprio un salto di eleganza, di lustro, di unicità, queste tre parole, ricordatevi queste tre parole. Tutta questa classifica ha le sue basi in questi tre termini. Andiamo con lo spruzzo, se magari c'è acchiappo anche. Allora, c'è da dire una cosa. Questo non è un profumo facile. Cioè, si sente proprio. È un profumo che ha proprio una durezza. È duro, adesso non voglio dire delle robe sconvenienti, però è un profumo che ha un suo stato d'animo tosto, cioè è estivo ma è tosto. Tutti unisex, tutti quelli che andrò a parlarvi sono tutti unisex, però questo si sente che c'ha proprio un carattere. E quello che mi ha sorpreso di questo profumo è, al di là degli agrumi e al di là della citronellosità che mi ricorda tantissimo comunque l'estate, perché comunque l'estate è anche odore di citronella per le strade, per esempio, la cosa assurda è che la prima volta che l'ho sentito ho detto
No, 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 non mi piace, non fa per me. Non è per me. Così, ve lo giuro, vi giuro, ho pensato questa cosa. Poi però, siccome mi era stato dato il campioncino, ho detto, vabbè, lo provo sulla pelle. Ragazzi, l'ho provato sulla pelle ed è stata tutta un'altra cosa, una vera sorpresa. Questo fa veramente cadere ai piedi chiunque, perché ha un potere di freschezza che è veramente invidiabilissimo. Mentre il primo spruzzo è proprio amaro, sa di proprio di buccia di limone, avete presente l'asprezza che ha la buccia del limone? Ecco, è proprio così, è proprio la prima annusata è asprezza pura, è un pugno veramente allo stomaco. Dopo pochi minuti si ammorbidisce, diventa ad una rotondità impressionante e credo che quella nota così pungente riesca invece proprio a dargli una sorta di proiezione di scia micidiali. Bisogna sentirlo sulla pelle. Questo è un profumo dei cinque, più di tutti è quello che va sentito sulla pelle. Andiamo avanti con la classifica e vediamo chi c'è al secondo posto. Mi direte, ma chi ci sarà mai? Ma cosa ci porterà Dani adesso? Cosa sarà mai? Io vi porto un classico. Niente più, niente meno che un classico, perché non c'è niente di più elegante di un classico, che è Acqua di Parma, Colonia. E qui devo dire che c'è poco da dire. È un signorino che è sul podio da decenni, può piacere, può non piacere, ma sicuramente la sua eleganza, il suo lustro, il suo modo di essere, il suo carattere, difficile uguagliarlo, eh? Difficile, 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 soprattutto la sua versatilità. Eia, pazzesco, pazzesco, pazzesco. Questo è un profumo frizzante, frizzante, rotondo e violaceo. Si sente un bouquet floreale comunque in sottofondo, anche se il tutto è sovrastato da questi agrumi siciliani. Un tripudio di agrumi. Qui vi ricordo, siamo una classifica dei 5 agrumati migliori per l'estate. Diciamo anche 2021, poi vediamo nel 2022 se cambia qualcosa. È un Sundazed, o meglio, Sundazed è un'acqua di Parma meno elegante, Sundazed. Quindi Acqua di Parma è un Sundazed più elegante, più leggiadro, più signorile, più... Si va anche, diciamolo anche, si può andare anche un po' più su con l'età qui. Cioè, ecco, qua se vogliamo fare anche eleganza età, eleganza barra età, io non ci credo molto, perché secondo me l'eleganza è innata. Cioè può essere uno di 20 anni che ha un'eleganza estrema, come un sessantenne che invece gli manca proprio. Perciò non sono per età eleganza. Però, se vogliamo dire, forse le posizioni più basse possono essere più adeguate a un pubblico giovane, questo sì. Mentre più si va su e più, insomma, c'è proprio una classe diversa, un modo diverso di concepire le cose. Ma questa è un'estate in una villa con piscina e vista su delle vallate italiane splendide, magari del sud Italia per esempio. È un aspetto frizzante, che per frizzantezza mi ricorda Malibu. Qui però c'è un altro tipo proprio di bollicina. Qua siamo alla bollicina dello champagne. È veramente frizzante, elegante, indossabilissimo mattina e sera, versatilissimo, capolavoro ragazzi. Numero uno, chi sarà mai il numero uno? Provate a indovinare. Number one, numero uno. Già ve l'ho fatta la recensione di questo, ma cos'altro c'è da dire? A di Avery, o A di Avery, come lo volete voi, mettetelo come volete, giratelo, fatelo il nome inglese, francese, tedesco, non me ne frega niente. A me interessa solo annusare questo profumo, indossarlo quest'estate, perché
troppo. Oh, troppo, 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 troppo elegante, troppo elegante. Questo è troppo. Qui siamo al più del numero uno, perché se si parla, come prima, di eleganza, lustro, classe, difficilissimo è superare questo livello. Nella recensione ad hoc, che ve la linko qua sopra, io l'ho detto, qui dovete avere un cazzo di yacht per portare sto profumo, perché cioè, è una roba allucinante, ragazzi. Chi lo conosce, vi prego, ditelo, commentate, ditelo sui commenti cos'è questo profumo, perché è una roba pazzesca, e chi non lo conosce, conoscetelo, perché veramente merita. Cos'ha questo profumo? Ha classe, ha lustro, si sente tantissimo che ha lustro, e ha unicità, perché io non mi è mai capitato di sentire un profumo uguale a questo, cioè una cosa unica. Ma tutti questi cinque, a parte Sundazed, che richiama un po' Acqua di Parma in un certo senso, anche se con un punch un po' più forte, niente, comunque di A vi lascio la recensione su, così potete guardarla. Spero che vi potrà essere utile per avere un po' l'idea un po' più chiare su cosa è questa bomba, su cos'è questo profumo. Questi erano i 5 profumi agrumati per l'estate, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!